Mi sa che vi fa. Buonasera, buonasera a tutti. La carissima Ilona da Toscana mi ha chiesto perché non fai dirette di nuovo. Spero che state bene. Io sono girato qui, ma Falcone sono. Vediamo la temperatura. E dicono 6 gradi, ma sentiti sono 2 gradi. Qua scrivono messaggi, adesso mi daranno un messaggio chi è, chi non è, adesso mi daranno. Ok. Dolce sera, mi ha altra persona. Lilian, ti la saluto, in diretta, la saluto, un bacione forte, forte. Spero che state bene. Giorno 8, la nostra Madonna del Bo, dotto una festa, ma ricordo che il 16, vi chiedo la gentilezza alle persone cattoliche di pregare per me, non per me. Per mia madre, purtroppo è già un anno che ci ha lasciati, a me e mio fratello. Spero che state bene. Io sto discretamente un po' ghiacciato, ma riscaldamento bene che non tacco perché se no mi va la paga me le mangia. E che dire, il Covid sempre di più, ma forse coraggio, andiamo avanti. Parvo Luca, me lo vedete perché purtroppo. La barba devo farmela, voglio andare adesso, aspetto domani o dopodomani, sabato, mattina vado in posta a tirare delle cose e poi vado a prendere anche le lamette così vi faccio la barba, così domenica mattina sono bello pulito in chiesa per ricordo di mamma. Vi ricordo a quelli di Monfalcone e non se riuscite alle ore 10. Venite presto, un momento prima, alle 9, 9 e mezza, perché non trovate posto. Purtroppo la chiesa è grande, ma sono contingentati i posti, purtroppo. E alle 10, alla chiesa Beata Vergine Marcelliana, il santuario qui di Monfalcone, è più uno dei più vecchi santuari di Nord Italia, e boh, lasciamo stare. È distrutto dai frati cappuccini, quelli che erano a Barbana, adesso sono qui. Gli ho chiesto di fare una messa e boh, è così, me l'hanno usato detto di va bene, la facciamo. Boh, che dire altro. Un bel freddo, saluto la carissima Marina, professoressa, saluto Denise, saluto Lucia Lisi, Antonella Nardini, Santa Antonella Nardini di Montelupo, che mi sopporta da parecchi anni, già posso un voto, quasi 9 anni. Una delle prime persone che mi sopporta, bene o male, e che dire altro. Saluto anche i miei vicini, Alfredo, Luciano, Charlie, il loro cagnolino, bello bello, il più bello del paese di Panzano. Che dire altro. Saluto la mia dolce metà, ciao amore, vedi quando ti dico io perché non mi saluti mai, non mi saluti mai, non mi dici mai amore, bacio, ecco, per bella. Adesso mi vedi con la barba lunga, ma domani o sabato me la levo. I baffi li lascerò. Boh, e che dire, sono un pochettino giù, ma purtroppo il Covid, il dottor Conte ci ha segati, così niente cenoni di Natale con la famiglia, grande cena, ma chi va a fare le cene qua? Con questi soldi che ci sono pochi, vabbè. Che dire altro? Niente. Sono felice, vi auguro una bellissima giornata, buona serata. Saluti i parenti da parte del mondo, buona giornata, buona tarda, un grande abbraccio a tutta la famiglia, Messico, Brasile, USA, Argentina. Un grande abbraccio a tutta la famiglia, un grande abbraccio, sto felice per voi, che sto tutto bene, grazie a Dio. Boh, un bello, un forte forte, e che dire. Sono qua pieno di raffreddore, si lavora, saluto il carissimo Salvatore, il taxi numero 4, se non mi ricordo bene, sì, proprio lui, i taxisti di Monfalcone, li saluto, saluto Valentino che è il numero 1 dei tassisti che è ritornato all'ovile, come si dice, si è tornato in servizio, sono contento per lui, dopo un po' di mesi purtroppo ho avuto delle sue disavventure, ma... Valentino, sei tutti noi, forza e coraggio. Altro che dire. Saluto
La carissima Melody, Madame Melody, come sta? Te sa vedere con la barba lunga oggi mi faccio la diretta col computer. Non volevo farla col telefonino, con il col tablet, perché non mi andava. Però ti sta bene? Gli mando un braccio, gli auguro buona serata, buona cena, saluto la Micadina, la carissima Micadina, saluto Nicolas, Elena, saluto Claudia, la carissima Claudia. Le Claudie, in particolare Claudio Ravelle, che un grande saluto. E che dire, amore mio, sono qui, fra poco vado a cenare. E che dire, vi voglio bene, vi auguro buona serata, buona cena, fate i bravi. E saluto anche tutti voi, mi raccomando, che le persone del globo che mi guardano, vi saluto. Forza, fede e fiducia, andiamo avanti, che Dio ne mandi buona, speriamo in qualcosa di più. Boh, saluto anche Monica Pietrodarchi, la poetessa di Ancona, saluto altri, le pittrici, una certa Nadia di Trieste, che un grande abbraccio, e saluto tutti gli altri autori, dei pittori, scrittori, cantanti lirici. Saluto tutti, vi voglio bene, un bacione, saluto la maestra Fichera, saluto la maestra Pizzoli, che vi voglio bene tutti e due, entrambe, voglio bene, come voglio bene la mia ragazza superiormente lei, che è la mia divina Callas, e lei mi dice che sono il Callas, la mia Callas, che dire altro? Niente, perché ho voglia di andare a mangiare. Ho già anche mangiato, ho fatto una pasta asciutta. Scusate, ho fatto una bella pasta asciutta piccante. Adesso non ho che tanto fare, mi mangerò un frutto e poi vado a letto. L'aspetto, che ci vediamo un pochino. Dopo vado a dormire. Buon pranzo, che mandi chi d'altra parte del globo. Qui buona serata a quale no, Europa. Saluto tutti dalla lettera 109. Pregate per me, pregate soprattutto per mia madre. Poi mi raccomando, domenica, chi è cattolico, se può andare in chiesa un minuto, mette una candela per mia madre, sarei grato. E così l'accendiamo, non le diciamo all'altare, ma una persona che mi ha fatto crescere. Ringrazio tantissimo lei, lo suo sposo, mio padre Corrado, il mio padre adottivo. Purtroppo ancora niente delle notizie di mamma biologica, purtroppo è tutta la burocrazia che hai voglia. E che dire, niente, vi voglio bene. E che dire, sto facendo le prove perché adesso sai, con il Covid qua ho cambiato totalmente l'impostazione Windows, Office, tutto cambiato. E qualche settimana non facevo la cosa. E boh, saluto tutti, vi saluto i parenti, i vicini e lontani, tutti vi voglio bene e un bracione. Alla prossima. Fate i bravi, mi raccomando, se no vi controllo, mi interrogo. Ciao cari!